Sì, le posso. Principali di abuso e la discussione si vuole portare un po' la riflessione sul discorso appunto delle sostanze in termini proprio di consumismo, no, delle stesse, perché seguono le regole di mercato e di quanto con le poche informazioni che spesso i ragazzi hanno è veramente difficile fare delle scelte consapevoli. L'abbiamo rivolto, diciamo, ai ragazzi, in particolare appunto agli studenti delle scuole superiori della provincia di Como, che abbiamo invitato appunto a venire all'interno di una discoteca, quindi in un luogo, come dire, a loro confacente, diciamo. Ah, ma la Luisa è una brava donna! Papà, non bere troppo vino, fa male al fegato! Mammina cara, prendi questo Romeo Giuliet, sì! Di edutainment, dove si combina l'educazione con l'intrattenimento, insomma. Facciamo nelle scuole, in teatro, per genitori, per ragazzi, è uno spettacolo che consente di entrare in un modo razionale nel percorso della lotta contro il problema delle droghe. E quindi è nato questo spettacolo che si intitola Sostanze con il mio collega Iader Giraldi, insomma lo portiamo in giro da 3 anni ed è un lavoro che sta funzionando, insomma i ragazzi bene o male sono contenti, poi qui era lo spazio ideale perché è una discoteca e quindi dove meglio così si poteva portare dei ragazzi a vedere uno spettacolo, diciamo, che desse un minimo di spunti di riflessione rispetto a quella che è la tematica del consumismo in generale, dentro al quale rientrano ovviamente anche le sostanze stupefacenti che sono soggette a regole di mercato come qualsiasi altro prodotto.